Per la settima vittoria consecutiva serve tutta la caparbietà ed il carattere di un notaresco che si conferma, con ampio merito, in testa alla classifica. Un Porto Sant'Elpidio mai domo ci ha provato fino all'ultimo, ma si è dovuto arrendere. 5 reti e tante occasioni, una girandola di emozioni dal primo all'ultimo istante sul tappeto verde, in ottime condizioni del Savini, su cui i lavori degli ultimi tempi hanno dato i frutti sperati. Formazione tipo per Roberto Vagnoni, che schiera lo stesso 11 vittorioso 7 giorni fa a Tolentino. Tra gli ospiti, out lo squalificato Borgese. Mister Mengo si affida al pericoloso trio offensivo composto da Ruzier, Cucù e Maio. E gli elpidiensi partono bene, dimostrando sin da subito buone proprietà di palleggio. Al 12esimo il notaresco si affaccia dalle parti di Giachetta e colpisce subito. Sugli sviluppi del primo angolo a favore l'azione è prolungata, gli ospiti spazzano via la sfera per 3 volte, Romano la controlla, Sansovini la arpiona e lascia partire un tiro che si infila sul primo palo beffando Giachetta. Boato al Savini per il terzo gol in stagione del bomber rossoblù, con i tifosi in visibilio. Gli ospiti si tuffano in avanti e al 23esimo sono pericolosi con un tiro da oltre 20 metri di Cucù che si stampa sulla traversa. La partita è bella perché le due formazioni giocano a viso aperto. In chiusura di prima frazione notaresco vicino al raddoppio, ma Giachetta è bravo su Romano e Sansovini dalla distanza calcia alto. 3 cambi nell'intervallo, 2 per Vagnoni con gli ingressi di Liguori e Cramellà, ma alla prima occasione il Porto Sant'Elpidio trova il pari. Fa tutto Ruzier al quinto che si accentra dalla destra e calcia. Il pallone si infila all'angolino alla destra di Ginestra. La forza del notaresco è quella di non abbattersi ed anzi i rossoblù tornano a macinare gioco, anche se devono fronteggiare gli attacchi dei marchigiani. Al 20esimo filtrante di Mele per Liguori, che entra in area, anticipa Giachetta con il quale entra in contatto. Per l'arbitro Silvera di Valdarno non ci sono dubbi ed assegna il rigore. Dagli 11 metri, con grande freddezza, trasforma Sansovini per la sua doppietta personale. Il nuovo vantaggio della squadra del presidente Di Giovanni dura lo spazio di 2 minuti appena. Ruzier infatti pesca Maio in area, che sull'uscita di Ginestra è implacabile e mette dentro. 2-2 è tutto di nuovo da rifare. Si susseguono i cambi, ma le due squadre continuano ad attaccare. Minuto 27, Giachetta è super su Sansovini e viene salvato dalla traversa sulla rovesciata spettacolare di Pomante. Gaetani è uno dei più pimpanti, al 34esimo ecco la nuova svolta alla gara. Frulla crossa dalla sinistra, il colpo di testa di Capitan Salvatori è imperioso, ma Giachetta è ancora una volta straordinario. Il pallone però carambola sul corpo di Cucù ed entra, autorete del numero 10 elpidiense che fa esplodere di nuovo il Savini per il terzo vantaggio di giornata del notaresco. Gara finita, neanche per sogno, perché i capovolgimenti di fronte sono diversi e nell'ultimo dei 6 minuti di recupero ecco la punizione di Cucù che termina di un niente al lato. Il fischio di Silvera è una liberazione per i rossoblù che esultano e continuano al pari della Recanatese a guardare tutti dall'alto. Applausi per il Porto Sant'Elpidio che anche al cospetto della capolista ha confermato di essere una splendida rivelazione del campionato. Mister, è stata una partita dalle mille emozioni, notaresco 3 volte in vantaggio, alla fine la stoccata decisiva è arrivata nel finale, 7ª vittoria consecutiva, però contro un avversario che veramente ha dato filo a torcere fino alla fine. Sì, qui tutte le partite, è quella di domenica scorsa, troviamo squadre organizzate, allenatori preparati, l'avevo detto, questa è una squadra molto organizzata, forse con meno nomi altisonanti, però una squadra organizzata che ci ha dato veramente grossi grattacapi. Però il problema nostro è sempre quello: quando facciamo gol ci sblocchiamo e dopo pensiamo troppo a difenderlo, vedi subito dopo il gol, anche se loro hanno giocato veramente bene, ci hanno messo in difficoltà con questa mezza punta dietro al nostro mediano che ci dava fastidio, visto che noi accorciamo sempre in avanti. Però cosa devo dirti, una partita stratosferica molto bella, interpretata molto bene da tutte le squadre che volevano vincere. E quando si gioca tutte e due, per forza di cose viene fuori una bellissima partita. Noi e sull'1-1 e sul 2-1 e sul 2-2 abbiamo sempre messo attaccanti per cercare di vincere. Questo è il messaggio che mandiamo: finché mettiamo attaccanti e siamo sempre equilibrati, è importante inserire gente per attaccare la porta avversaria, non per difenderla.
Al di là del primo posto, al di là delle vittorie consecutive, al di là di tutto quello che si evince di questa squadra, una grande qualità, anche oggi chi entra dalla panchina può essere o decisivo o comunque dà un grande apporto. Guarda, certe volte stiamo scegliendo anche insieme ai miei collaboratori di portare qualcuno che ci desse poi la svolta il secondo tempo sul finale. Sono strategie che possiamo anche di preparare, però qualcuno anche se va fuori lo vediamo con il muso lungo, però finché ci entrano in questa maniera continuiamo a farlo perché è un'arma in più e perché il Pesce sta facendo vincere le partite. Mister, come era nelle previsioni, è stata una partita che tutte e due le squadre hanno giocato a viso aperto. Il Porto San Delpino ha dimostrato di valere la classifica che ha con merito perché ha giocato fino alla fine, ci ha provato fino all'ultimo. Alla fine la vittoria è andata al Notaresco. Sì, forse l'unico peccato di oggi è il risultato, perché i miei ragazzi non posso assolutamente dirgli niente. Hanno lottato, hanno anche fatto un buon fraseggio il primo tempo, abbiamo creato abbastanza il primo tempo, c'era la sensazione comunque che la partita la potevamo portare dalla nostra parte, invece gli episodi ci hanno condizionato. Pazienza, dobbiamo sottolineare la mentalità di questa squadra che anche sono venuti qua a giocare contro la prima in classifica, sono giocata fino alla fine, questo è un merito del gruppo e dobbiamo continuare con questa idea. Faccio una domanda, come ha visto oggi il Notaresco? Comunque, che giudizio dà di questa squadra? Secondo me merita la classifica che ha perché comunque ha buoni giocatori, è allenata benissimo, tatticamente messa bene e secondo me merita questa classifica. Non so, perché poi ripeto sempre, a dicembre poi si cambia tutto quanto, non so quando potrà arrivare a fine campionato, ma perché non so di nessuno. Un dispiacere ancora di più perché con il Taresco così con una squadra così importante comunque noi ce la siamo giocata alla grande, abbiamo peccato 3 gol, mi dispiace da difensore perché abbiamo fatto un errore di valutazione su una palla alta il primo tempo, un rigore e un autogol, è un peccato, però penso che stiamo sulla buona strada.